Consueto appuntamento del giovedì con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi. Ecco cosa troveremo nell'edizione di questa settimana. Luce Vita numero 8 di domenica 24 febbraio 2019. In prima pagina questa settimana l'editoriale del direttore Luigi Sfarapano dedicato alla grave crisi che sta colpendo l'olivicoltura pugliese a causa del virus della xylella e delle gelate dello scorso anno. La denuncia della gravità della situazione che sta colpendo le nostre terre attraverso la voce di un operatore del settore. A pagina 2 una lettera ai lettori in riferimento alla campagna abbonamenti a Luce Vita per il 2019. Si è conclusa da pochi giorni la visita pastorale di Monsignor Domenico Cornacchia ai quattro comuni della diocesi. Nel paginone, il segretario della visita pastorale, Don Pietro Rubini, propone una sintesi dei discorsi pronunciati dal vescovo negli incontri con i consigli comunali delle quattro città. Nel tentativo di tracciare un vero e proprio vademecum per gli amministratori locali, il vescovo si è lasciato in spirale dalle beatitudini del politico, riportate da Papa Francesco nel messaggio per la 52esima giornata mondiale della pace. A seguire un resoconto dei temi trattati negli interventi dei consiglieri comunali. A pagina 6 proseguono gli appuntamenti di riflessione sul magistero e sull'episcopato di Don Tonino Bello, curati dal pedagogista Lazzaro Gigante. Circa i segni della testimonianza cristiana, dopo il bastone del pellegrino e la bisaccia del cercatore, Don Tonino si sofferma sul ciottolo del lago, il luogo dove gli apostoli hanno lavorato per indicare la fatica dell'operosità degli uomini. L'Acidiocesana sarà in festa da domenica 24 febbraio a martedì 5 marzo. Sosterrà nelle nostre città la bellissima riproduzione di Maria Immacolata della Domus Mariae di Roma, in un pellegrinaggio che sta interessando ogni diocesi della nostra regione, alla Scuola di Maria per essere Chiesa Generativa. Su questo numero il programma delle veglie che interesseranno le quattro città della diocesi. Dal 24 febbraio al 4 marzo la parrocchia San Domenico di Molfetta accoglierà le reliquie di Santa Rita d'Acascia. Sul numero il programma completo delle iniziative. In ultima pagina, come di consueto, alcuni appuntamenti diocesani. Prosegue la visita pastorale di Monsignor Domenico Cornacchia. Dal 14 al 28 febbraio il vescovo farà visita ad alcuni istituti scolastici del territorio. Prosegue in diocesi la formazione al volontariato promossa dalla Caritas diocesana. Prossimo appuntamento del percorso il 28 febbraio presso il seminario vescovile di Molfetta. Durante l'incontro sul tema Vecchie e nuove povertà interverrà la dottoressa Isabella Carlucci, assistente sociale. La Casa di Terlizzi della Fraternità Francescana di Betania promuove una serie di percorsi di formazione sul discernimento, l'impegno sociopolitico e tematiche teologiche. Nel giornale tutti i dettagli. Il ritiro di Quaresima, promosso dall'Ufficio Confraternite della Diocesi, avrà luogo il 10 marzo, a partire dalle ore 9:30 presso il Seminario Vescovile di Molfetta. La meditazione verterà sulla formazione spirituale nella confraternita, con lettura e commento di alcuni passi dell'esortazione apostolica Gaudete et exultate. Buona lettura a tutti!